Regione Toscana, il Consiglio regionale. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato nell'ultima seduta le attività del difensore civico. L'atto è stato approvato a maggioranza, con 21 voti a favore da parte del Partito Democratico ed Italia Viva e 11 contrari da parte dei gruppi politici di Fratelli d'Italia, Lega Toscana e Gruppo Misto Toscana Domani. Da precisare che la relazione su cui il Consiglio ha espresso il suo parere è stata illustrata in aula dall'attuale difensore civico Lucia Annibali, che però nel 2022 non ricopriva questa carica, essendo stata indicata difensore civico della Toscana solo lo scorso gennaio. Sandro Vannini, che aveva in precedenza ricoperto questo incarico, aveva rassegnato le sue dimissioni nell'aprile 2022. Nello scorso anno il numero di istanze presentate è stato di 1.495 e nonostante le difficoltà legate alla successione della figura del difensore, la tutela civica a livello regionale è stata garantita con una progressiva apertura di sportelli sul territorio, che ha agevolato l'accesso ai cittadini in maniera realmente gratuita in tante parti di Toscana. Dopo un periodo non semplice in cui di fatto è risultata vacante la figura del difensore civico regionale, si è arrivati alla designazione di Lucia Annibali, la quale si è presentata puntualmente in prima commissione per relazionare sull'attività del 2022 nell'evidente anomalia che in quell'anno non era Lucia Annibali ad essere il difensore civico della Regione Toscana. Nonostante questo, è stata l'occasione per riflettere sull'attività del difensore civico e fare anche un'analisi di ciò che è stato fatto nel non semplice 2022. C'è da dire che c'è stata una lieve flessione delle istanze presentate al difensore civico regionale, sono state 1.495 le istanze presentate nel corso del 2022, quindi meno dell'anno precedente, dovuto però in realtà più che alle carenze strutturali o dell'ufficio, allo strascico derivante dalla pandemia, in quanto questo ha senza dubbio provocato un parziale allontanamento da parte dei cittadini rispetto all'Istituto della Difesa Civica. C'è stato però un progressivo avvicinamento ai territori della Toscana dell'Istituto del Difensore Civico, sono stati ulteriormente aperti numerosi sportelli di prossimità, un po' disseminati in tutto il territorio della regione. Mi piace evidenziare che questo è un aspetto nel quale si compendia l'effettiva gratuità del difensore civico, poiché il cittadino in questo modo evita di avere anche i costi di trasporto per poter accedere alla tutela civica. Due altri aspetti centrali sono stati evidenziati, che anche nel 2022 hanno caratterizzato l'attività del difensore civico: da una parte la partecipazione alle commissioni miste conciliative istituite presso le aziende sanitarie del territorio toscano e finalizzate a dirimere i contenziosi tra i cittadini e le istituzioni in ambito sanitario, e dall'altra parte la partecipazione del difensore civico attraverso i propri funzionari all'organismo di conciliazione istituito presso l'autorità idrica toscana accreditato da ARERA, che si occupa invece delle controversie dei cittadini con il gestore del servizio idrico. Per questo, con l'auspicio che la tutela civica possa essere maggiormente conosciuta da parte dei cittadini toscani, il Consiglio regionale ha approvato la risoluzione che esprime apprezzamento rispetto all'attività del difensore civico regionale per l'anno 2022, auspicando anche un intensificarsi dell'attività dello stesso in settori strategici come quello della tutela della salute da una parte e quello dell'intervento che deve fare e deve svolgere il difensore civico nelle controversie dei cittadini con il gestore del servizio idrico, auspicando che questo possa estendersi anche ad altri servizi essenziali come l'erogazione di luce e gas. Sul difensore civico abbiamo espresso una massima condivisione delle politiche portate avanti dalla nuova difensora civica Lucia Annibali rispetto a degli elementi importanti, rispetto alla conoscenza della funzione, una presenza sul territorio, le opportunità fornite nei confronti dei cittadini e delle cittadine toscane e soprattutto un servizio di tutela nei confronti di tanti servizi integrati dove il cittadino a volte si sente solo rispetto a queste società, a tutte le bollette che arrivano a casa, a tutta una serie di servizi dove le persone non riescono ad avere una risposta
risposta in un'interlocuzione. Quindi un elemento di un giudizio positivo che prosegue le esperienze del passato, ma che rilancia una strategia positiva che conferma anche la validità dell'operazione che portò a me stesso a avanzare la proposta di Lucia Annibali quale nuovo difensore civico della Toscana. La minoranza ha criticato aspramente l'operato della maggioranza sul difensore civico, mettendo in evidenza come il ruolo del difensore sia mancato per quasi un anno. Molti sono gli aspetti che i cittadini evidenziano, sui quali la tutela del difensore civico è fondamentale, ad esempio sanità e liste di attesa. È anche importante far conoscere il ruolo e l'esistenza del difensore civico perché i cittadini vi si possano rivolgere. Qui è ancora peggio perché noi veniamo da un anno in cui il difensore civico non ha fatto assolutamente niente. Dopo in passato qualcosa l'aveva fatto, ricordo ancora le denunce in aula del collega Stella sugli aperitivi costosissimi per inaugurare sedi in giro per la Toscana. Lo scorso anno il difensore civico non ha fatto niente perché il 10 di aprile si è dimesso dopo solo 4 mesi di lavoro per andare a fare altro, per andare a fare la detto stampa dell'agenzia che rilancia i comunicati della giunta regionale. Quindi siamo stati 9 mesi, perché il nuovo difensore civico è arrivato a febbraio, 9 mesi senza difensore civico, e anche in questo caso approviamo un atto dove il Partito Democratico dice esprimiamo grande soddisfazione per il lavoro svolto, facendo il copia e incolla dell'atto dell'anno scorso. Di fronte a un difensore civico che lavora 4 mesi, si dimette perché va a fare altro, e per 9 mesi la Regione Toscana resta senza difensore civico perché Italia Viva e il PD si dovevano mettere d'accordo su chi nominare, noi esprimiamo grande soddisfazione. Noi dovremmo esprimere grave disappunto per quanto è successo, non soddisfazione. La Lega Toscana con Giovanni Galli indica anche la situazione dell'aeroporto di Peretola per l'inquinamento acustico, dove manca attualmente qualsiasi tutela e monitoraggio. Non è installata una centralina che rileva i rumori e non è stata prevista nessuna opera di compensazione. Sono andato a vedere, appunto, ho letto la relazione e in riferimento al caso, come è stato definito proprio dal difensore civico, dell'aeroporto di Peretola. Perché tante sono arrivate richieste da parte dei cittadini per poter monitorare l'inquinamento acustico. Chiedono di avere una centralina, di poter andare poi online per rendersi conto di quella che è la situazione. Questa è la richiesta del difensore civico, noi l'abbiamo portata in aula e l'aula ce l'ha respinta. Io credo che questo sia un messaggio decisamente sbagliato da parte della maggioranza, perché dobbiamo rispetto a queste persone che stanno vivendo da più di 20 anni in una situazione di grande criticità. E non ultimo, ci sono state delle segnalazioni che addirittura anche l'aeroporto stesso, l'aeroporto che dovrebbe avere una chiusura intorno alle 23, addirittura un aereo la settimana scorsa è partito da Londra all'1:30 di notte per arrivare alle 4:30 la mattina a Firenze ed è stato regolarmente lasciato atterrare. Io credo che questo, più di avere una dichiarazione del difensore civico, io credo che di più non possiamo fare. L'abbiamo portato all'aula, l'aula purtroppo ce l'ha bocciata, per cui per i cittadini che volessero controllare quello che sta succedendo all'aeroporto di Peretola, soprattutto per l'inquinamento acustico, mi dispiace, non c'è stato niente da fare, ce l'hanno bocciata. Appuntamento in Mugello con la Gran Fondo, la gara di ciclismo che vede coinvolti i comuni dell'area, domenica 25 giugno 2023, ormai un appuntamento sportivo importante per l'intera Toscana e per il ciclismo. Starter d'eccezione sarà il campione Beppe Saronni, che darà il via ufficiale alla competizione sull'autodromo del Mugello. Andiamo a sentire nella conferenza stampa i principali protagonisti di questo grande evento della Toscana. Noi siamo profondamente felici di collaborare con l'organizzazione della Gran Fondo, perché è un momento importante per la collettività. Ricevere 1000 partecipanti mi sembra una cosa doverosa e grande per valorizzare il nostro territorio. Tra l'altro noi siamo compartecipi anche dell'iniziativa e porterà Giuseppe Saronni alla presentazione del libro che ha fatto con Beppe Conti, uno dei più grandi giornalisti italiani e un grande campione. E faremo questa presentazione nella cappellina della compagnia del nostro paese e siamo molto contenti di questa cosa. Il percorso riguarda, ci saranno gli organizzatori che penseranno a illustrare il percorso, il presidente dell'associazione ciclista organizza la gara.
quest'anno, come gli anni precedenti, la nostra Gran Fondo, diciamo, è cosiddetto di tipo misto. Cosa vuol dire tipo misto? Cioè che è fondamentalmente una cicloturistica, però presenta due tratti cronometrati chiusi al traffico di tipo agonistico. Infatti la classifica individuale viene fatta sulla somma dei tempi di questi due tratti cronometrati, che sono completamente chiusi al traffico. Quest'anno abbiamo dovuto cambiare il secondo tratto cronometrato, di conseguenza anche il percorso lungo, per gli eventi atmosferici ci sono stati nell'Alto Mugello, le frane, varie e tutto. Sicché il percorso corto e medio sono rimasti invariati, il percorso lungo ha subito delle modifiche. E invece di fare la salita, le salite del Passo del Paritaio e della Sambuca, quest'anno facciamo Panna, la salita di Panna, che non ha nulla a invidiare alle altre salite, però diciamo è un po' più corta perché misura 4,6 km invece dei 9,6 della Sambuca. Comunque, come ho detto altre volte, e mi riallaccio un po' alle parole del sindaco, la nostra è una Gran Fondo veramente di tutti, il nostro slogan è la Gran Fondo per tutti, perché possono partecipare sia coloro che la vogliono interpretare come girata, come cicloturistica, sia gli agonisti che si vogliono cimentare in tutta sicurezza nei due tratti cronometrati. Ripeto, in tutta sicurezza, perché anche questa è una caratteristica del nostro Gran Fondo, la sicurezza, a cui teniamo molto. Anche quest'anno siamo molto soddisfatti perché abbiamo confermato già adesso i 1000 iscritti dell'anno scorso, che fra l'altro è a numero chiuso, perché per motivi sempre di sicurezza abbiamo deciso di mettere a numero chiuso, e anche quest'anno ci siamo riconfermati sugli stessi numeri dell'anno scorso, cioè siamo la prima cicloturistica come partecipanti in Toscana, e questo ci rende molto orgogliosi. E poi in questa maniera riusciamo veramente a valorizzare il territorio, perché li facciamo conoscere veramente in tutti i suoi aspetti il territorio. Un'iniziativa davvero molto bella, un'iniziativa che porta il Mugello a essere conosciuta anche fuori dai confini della nostra regione. Un'iniziativa che viene dopo lo splendido Gran Premio che ha avuto luogo la scorsa settimana e che riesce a raccontare quanta bellezza c'è nella nostra terra. Il ciclismo è uno sport che è amato da tante cittadine e tanti cittadini della nostra regione, uno sport che ha visto tanti toscani emergere, è uno sport sì di fatica ma che ci permette anche di poter vivere i luoghi più belli della nostra terra. E allora davvero che sia un'edizione partecipata, un'edizione che permetta ancora di più di far conoscere quanta bellezza, quanta tradizione, quanta cultura ci sia nel nostro territorio, nello splendido territorio del Mugello. Allora, la Gran Fondo del Mugello è ormai diventata una ricorrenza tradizionale per il nostro territorio, che già prima del Covid era partita molto bene e poi ha ripreso benissimo negli ultimi anni, che coinvolge tantissimi cicloamatori, ma soprattutto ha creato un'organizzazione tale di cui la professionalità e la qualità degli addetti fanno sì che non ci sia solo la bellezza dei percorsi, quindi anche della visione, della vista ambientale, della difficoltà anche dei vari percorsi che si fanno, ma ci sia anche una qualità dell'accoglienza e quindi anche essere coccolati da parte dei nostri organizzatori per quanto riguarda i fruitori di questa manifestazione. Soprattutto poi passando sui passi o sui percorsi che abbiamo lasciato permanenti, danno anche una possibilità a chiunque durante l'anno di poter venire a visitare il nostro territorio e quindi seguire, insomma, questi passi, questi percorsi che fanno parte della Gran Fondo. Ed è un impegno che Comunione dei Comuni ci siamo presi, lo abbiamo preso sullo sport anche come elemento importante di sviluppo turistico, e il ciclismo ne è una parte importante, quindi finanziamo varie iniziative ciclistiche. Questa sicuramente è quella che ha un rilievo più grande anche per il numero di partecipanti, perché si devono bloccare le iscrizioni a 1000, se no arriveremo oltre, quindi bisogna pensare anche come fare, magari sicuramente saranno necessarie risorse economiche, più persone, però questo già dà l'idea della voglia di partecipare alla Gran Fondo del Mugello. Poi organizzeremo altre iniziative, di cui una, la prossima a fine estate, sarà la Pittoria, quindi nelle terre di Giotto, Beata Angerio, quindi nel nostro territorio del Mugello, che vedrà anche cimentarsi però non solo sulla strada ma anche sull'asfalto. Chi si è iscritto dovrà essere puntuale all'autonomo del Mugello, quindi anche un ambiente suggestivo, che da pochi giorni ha avuto anche il Gran Premio di motociclismo con il passaggio delle frecce tricolori, il volo a cantare in nazionale. Regione Toscana, il Consiglio regionale.